Un saluto a tutti da Attilio Borris e benvenuti sul canale Pipistrello Racing. Benvenuti nella prima puntata dove tratteremo mod su Assetto Corsa e quindi parleremo di una simulazione fatta a simulazione parlando di Assetto Corsa. Ma sono bellissime le mod perché stanno migliorando tantissimo il gioco e soprattutto vi consiglio di iscriversi al gruppo Assetto Corsa Racer, perché oggi andremo a provare quella che è una delle mod più belle che io ho trovato sul gioco Assetto Corsa. Parliamo appunto della Ferrari SF90, un modello straordinario fatta da Matteo, che è l'amministratore del gruppo, dove mi ha dato anche delle dritte per quanto riguarda questo modello qui, che si basa su un modello 3D di F1 2019. Poi naturalmente il modello 3D è stato rimappato e preparato per essere utilizzato in Assetto Corsa. Tutti i materiali, colori compresi, i piloti con le rispettive tute, casche e guanti sono stati ottimizzati per il gioco, perciò si può dire che del modello originale l'auto ha conservato solo la forma. Tutto il resto è stato rifatto da noi, l'auto ha anche un suono fatto da noi, che è quella vera dalle SF90, campionato tramite tracce video. La fisica è stata basata su dati della stagione precedente, comprensive di telemetrie che sono disponibili da 2 anni da parte di tutti. Perciò abbiamo cercato di stare più fedeli possibile alla realtà, sia come lap time e anche come velocità di punta in determinati circuiti e G laterali. L'auto ha avuto circa 6.000 km di test prima di venire deliberata, ha subito 4 aggiornamenti dalla presentazione ad oggi ed ora è nella sua versione definitiva. Io sono tutto in grifiletto, sono tutto eccitato e non vedo l'ora di provarla. Iniziamo quindi questa nuovissima rubrica che tratta le mod per Assetto Corsa e credo che molti sono interessati, perché poi la prossima settimana porteremo anche, forse anche meno della prossima settimana, fra qualche giorno porteremo anche una nuovissima mod straordinaria dalla 488 pista, che è veramente un qualcosa di eccezionale. È straordinaria anche quella, l'ho provata, fa veramente paura, porca puttana. E a parte questo, tratteremo anche per quanto riguarda mod grafiche, parliamo del Soul, parliamo del Contact Manager, parliamo veramente di tanto, che di tanta roba che tratta Assetto Corsa per renderlo sempre più bello, per renderlo sempre più reale, per cercare di renderlo un gioco perfetto. E ad oggi la perfezione forse l'abbiamo trovata. Questa qui è appunto il Contact Manager che vi mostrerò la settimana prossima. Saliamo subito on board con questa Ferrari SF90, andiamoci a divertire, dai. Ok ragazzi, siamo pronti, siamo carichi, andiamo a impostare quella che è la trazione di controllo. Io ovviamente metto di sì. Qua dobbiamo fare hot lap, siamo pronti. Impegniamo. L'audio è spettacolare. Bellissimo. C'è un po' di problema con l'assetto. Anche qui sono andato un po' lungo, ma faremo 2 giri. Ok, vediamo di fare meglio.
Allora, non insultatemi. Il giro non sarà stato straordinario. Posso fare meglio perché l'ho provata e posso fare meglio. Ma non è importante il giro che ho fatto, ma quello che volevo dimostrare è quanto è bella guidare questa macchina. Questa è la cosa più importante per me. È veramente straordinaria, anche il sound è eccezionale, sembra veramente la SF90. Ha problemi sull'anteriore come la SF90, molto sottosterzo, meno sovrasterzo, ma è una goduria. Quindi è una goduria, hanno fatto un lavoro, anzi, hanno fatto un lavoro eccezionale. C'è da divertirsi. Era bello sviluppare tutte le autovetture, ovviamente, anche del 2019, perché non ha, se devo paragonare questa autovettura a quella che è la SF90 a F1 2019, non c'è paragone. Proveremo a fare un giro senza trazione di controllo. Voglio capire un po' quanto è settata, se è vicina a quella che è la realtà di questa autovettura. Forza, andiamo. Ah, sono arrivato lungo. Si può guidare. Si può guidare senza trazione, ti diverti. Si può guidare e ci si diverte, si può guidare e ci si può divertire veramente, e di questo sono molto molto contento, al contrario di Formula 1, che assolutamente basta un piccolo errore subito, ciao. E andiamo a rivedere quello che è il sound, quello che è la bellezza di questo, di questa mod, che lo dimostra tutto. Guardate quanto è bella. Soprattutto vedete la mod con questa, diciamo, speciale per quanto riguarda la grafica, il soul è veramente un qualcosa di eccezionale. I colori sembrano reali. Possiamo anche cambiare nel replay quello che è, guardate qui, spettacolare ragazzi, veramente spettacolare. Io ve lo consiglio di andare e scaricarlo per provare quello che è l'ebbrezza di guidare una Formula 1. Ovviamente non ci avviciniamo neanche, però le sensazioni alla guida sono molto meglio del gioco della Cold Master, assolutamente. Quindi, e soprattutto l'audio molto molto più bello, molto reale. Qua c'è stato l'errore, non ho fatto un giro perfetto da nessuna parte. Altra cosa, altra chicca che vi voglio far vedere è proprio questa, che si può assolutamente cambiare quello che è
l'orario, eccolo qui, ecco qui, siamo alle 12 e 14 minuti in questo momento. Volevo concludere così questa avventura a rallentatore, a vedere quanto è bella questa autovettura, perché di essere bella comunque, anche se non è stata vincente, è stata davvero davvero bella. Ma che dirvi, andate in tutta la sua bellezza a scaricare questa mod, perché veramente merita, merita tantissimo. Andremo a provare quindi altre mod, soprattutto alla prossima andremo a capire come installare il Soul Mod per avere una grafica molto più aggiornata a quella che è la vecchia grafica di Assetto Corsa, soprattutto mettere la pioggia, fare modificare il meteo. Guardate qui, intanto che lo stiamo guardando a rallentatore, uno spettacolo puro questa autovettura. Che dirvi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, guardate qui quanto è bella, eccezionale, straordinaria, e con questo slow motion vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a tutti da Attilio Borris, mi raccomando pollice in su, condividete, iscrivetevi al canale, vi lascio qui sotto il link per andare direttamente sul gruppo di Assetto Corsa Racer, grandissima emozione, Ferrari sempre nel cuore.